Buongiorno, buongiorno, tu chiacchierone. Anche il saltino. Anche il saltino. Lo so che senti l'odore di bacon, gatto Denver. Lo so, lo so, lo so. Profumino non è niente male, lo so. Qui come al solito si prepara la colazione. It's mine. Io mangio sempre un piccolo pezzettino di bacon. Quello è bacon, uova fritte e black and white pudding. Huh? We'll just have like bacon rations, black and white pudding, an egg. All right. On toast with hot sauce and ketchup. Irish bacon. Yeah, it came from Ireland at the expat store. Somebody wants some. Enjoy. E questa invece è la mia colazione. Ho la Starbucks, sempre lo skinny latte perché è l'unico senza lattosio, e un bicchiere di spremuta d'arancia, un mandarino, yogurt greco, sempre quello al 10%, che è molto buono, e poi questa crostatina, questa è con la marmellata alla fragola, sono le mie solite crostatine. Fatto la doccia e finito con il make-up, ho fatto il mio solito make-up super veloce, niente ombretti, stavolta ho utilizzato un po' più illuminante del solito. A proposito di Swede, in un altro vlog vi avevo parlato di quanto mi stia piacendo il siero per le ciglia di Swede e del fatto che sia uno dei pochi sieri che funzionano ma che non contengono prostaglandine. E mi ha fatto molto piacere perché in tanti mi avete scritto di parlare più nel dettaglio, nello specifico, riguardo appunto questo ingrediente, quindi voglio assolutamente, vi ho sentiti, vi ho letti, quindi vi farò appunto, non so se fare proprio un video dedicato o magari uno spezzone in un vlog, però assolutamente vi parlerò di questo ingrediente. Appunto, devo sempre confrontarmi con un medico quando si tratta di ingredienti legati o comunque prodotti che contengono ingredienti legati al mondo della medicina. L'ho fatto e quindi in arrivo, perché mi sembra, non lo so, secondo me bisognerebbe parlarne di più riguardo questo argomento. Mi meraviglio un po' che nessuno in Italia, almeno non ho visto, magari sì, però non mi è capitato di vedere nessun video, né su TikTok né su YouTube, di qualcuno che ne parlasse, quindi assolutamente in arrivo. Quasi pronta per uscire, ho soltanto uno step da aggiungere alla mia routine prima di uscire di casa, che vi faccio vedere adesso. Lo faccio sempre dopo aver mangiato la colazione, e sono Bears with Benefits, gli integratori a forma di, anzi che sembrano in tutto e per tutto, in realtà anche per il sapore, orsetti gommosi, caramelle gommose. Già avevo parlato un po' di tempo fa di questi integratori Bears with Benefits, sto continuando ad utilizzarli, sono buonissimi, e adesso vi faccio vedere esattamente quali sto prendendo in questo momento. Il primo è Immune per il sistema immunitario, che io consiglio soprattutto ogni cambio di stagione, perché almeno per quanto mi riguarda è quando sto sempre male nei cambi di stagione, quindi questo mi aiuta. Un altro che amo è questo per i capelli, e poi questi due entrambi contengono calcio e vitamina D. Io ho una carenza di vitamina D, ve ne ho parlato molto spesso nei miei video, lo sapete, e quindi questi per me sono molto molto importanti proprio per la mia salute. La cosa che più mi piace di questi integratori, che non sembrano integratori, nel senso che sembrano in tutto e per tutto delle caramelle gommose, sia a vederli che soprattutto nel sapore. Questo è appunto quello per la vitamina D, anche di questo ne prendo uno, tra l'altro sono tutti vegani, non contengono coloranti né aromi artificiali, questi sono quelli per il sistema immunitario. Altro orsetto. Non vi nego che è difficile fermarsi ad uno, perché ovviamente essendo dei veri e propri integratori bisogna rispettare le dosi consigliate. Di questo sono uno al giorno anche di questo, uno al giorno anche per quanto riguarda quello per capelli, e di questi invece sono due. E non è per niente semplice fermarsi alla dose consigliata, e non è per niente semplice fermarsi alla dose raccomandata, perché sono stra buoni, io li mangerei proprio, cioè potrei finire questo vasetto, non sto scherzando, chi li ha provati lo sa, sono buonissimi. E nel frattempo vi lascerò sia in sovraimpressione che giù nel box informazioni un codice sconto che mi hanno dato da Bears with Benefits per voi, ed è uno sconto del 20%, quindi uno sconto bello importante, ma appunto ve lo scriverò anche giù nel box informazioni, vi lascerò direttamente il link, così se volete andare al sito potete direttamente cliccare ed è più semplice.
Oggi faccio un chrome effect molto più delicato della volta scorsa, che era quello che in realtà volevo, e hanno praticamente trovato questo chrome per me perché lo volevo un sacco. La volta scorsa abbiamo provato miliardi tutti quelli lì e non ce n'era uno che mi piaceva, e questo invece è perfetto, adoro. Now it looks like the picture. Yeah, it's exactly the same. Mm-hmm. I love it. No vabbè ragazzi, sono troppo contenta. Gli ho fatto vedere un video esattamente come volevo queste unghie la volta scorsa. Non avevano quell'effetto chrome e sono andati a cercarlo specificatamente per me. Spero che siano a fuoco le mie unghie. Ma appunto non ho fatto la solita pink powder, cioè ho fatto la solita pink powder sotto e poi appunto sopra abbiamo messo questo effetto chrome, ma molto molto leggero e delicato, che mi fa impazzire. Sono troppo troppo contenta. L'ho lasciata un pochino più lunga del solito, in realtà avrei potuto farle ancora un pochino più corte, ma adoro, adoro. E dove mi porta il mio fidanzato? Da Febo. Se siete stati mai ad Amsterdam o in Olanda lo conoscete. Si prende il cibo praticamente da questi piccoli cassetti. Il mio preferito è sicuramente il cassoufflé al formaggio, ma ci sono un sacco di crocchette, hamburger e tutto robine abbastanza poco salutari ma veramente molto buone. What did you get? Croquette. Croquette. Penso sia una crocchetta con carne. E adesso andiamo, non lo so dove andiamo, a fare un giretto per il centro perché il tempo è bellissimo e io ho delle unghie fighissime. Mi sono appena pappata un hot dog, ma non ho fatto in tempo a filmarlo, che già l'ho finito perché avevo troppa fame. E adesso stiamo andando verso una libreria americana molto carina. Che carino questo negozietto, è nuovo, ha appena aperto. Ciao time. Guardate queste pantofoline, quanto sono carine. Oh, it's a bubble tea. See? I think they have it. Yeah, they got the straws for it. Voglio provare il bubble tea per la prima volta nella mia vita. Ok, allora devo scegliere la mia base tra fruity, cream mousse, milky e fresh tea. What's cream mousse? Anche su peach. Grapefruit. Matcha chocolate mousse. Cheese. I don't know. Lychee, mango, peach. I'm going for this. Medium. Okay, these are the things inside. What's this flavor? Scelto. No, vabbè, praticamente il mio drink, i nostri drink arriveranno giù con questa. Con questa belt, con questo nastro, e qui si vede loro che li preparano. Oh, vabbè, ma che figata! Carino questo posto. Oh, there's yours. Maybe those are ours. So che questi sono i nostri. You grab them. Sa che sono i nostri. This? Yeah. Thank you. Thank you. Eccoli. Ok ragazzi, assisteremo alla mia il mio primo assaggio del bubble tea. Aiuto, se non mi piace, scusate la faccia disgustata, ok? They pop! I was expecting them. Pensavo fossero tipo caramelle gommose, invece no, una volta che le mordi con le palline si disintegrano e diventano liquide. Once you like chew them, you bite into them, they just pop. Oh no, mine don't. Mine do. Try mine. Mmm. Yours are different. Why? I prefer these ones. Vabbè, le sue sono effettivamente come caramelle gommose, le mie invece no. Tipo si dissolvono, ma mi piacciono entrambe in realtà. Buono. I like it. Questa è la prima libreria dove tutti i libri sono in lingua inglese. E poi ce n'è un'altra qua vicino.
What are you cutting? Ok. Looks fun. Io invece ho intravisto qui il piccolo principe, che io ovviamente ho in italiano a casa. È stato tipo uno dei primi libri che mia mamma mi ha mai letto e poi regalato. E niente, sarà sempre nel mio cuore il piccolo principe. Tutti l'avrete letto, sono sicura, ma nel caso ci fosse qualcuno che non l'ha fatto, consigliatissimo. E altro libro che consiglio di leggere a tutti è The Power of Now di Eckhart Tolle, che mi ha cambiato la vita letteralmente. Bubu, chicken leg, zampine di pollo. A volte funziona, lo mettiamo là e rimane a fare la nanna, ma adesso mi sa che non funziona. I don't think it's gonna work now because he's very hungry. Dinner time, Bubu, facciamo la pappa? Facciamo la pappa? Pappa? Ok. Abbiamo capito che hai tanta fame, Denver. It's very clear that you're very hungry. Mia scimmietta. He sounds desperate. Like it's actually as if he doesn't think he's ever going to eat again. Yeah, it's like if I'm starving him. In the meantime, Audrey, very calmly, not a single word. But this means feed me. Yes, you're always the main character, Denver. Stiamo facendo un aperitivino e nel frattempo qui c'è qualcuno che vi devo confessare ha una fissa per i popcorn. Adesso vi faccio vedere. Cioè, a Audrey non piacciono per niente. Nel frattempo lei è lì che si sta annusando la cintura in pelle, perché Audrey ha un fetish per la pelle. Fetish per la pelle? Yeah. Ok, Bubu. Bubu. Here you go. Ecco, Bubu e la sua fissa per i popcorn. Ogni volta che sente il rumore del sacchetto dei popcorn, impazzisce. Bubu, ancora un pezzettino piccolino però, perché hai già fatto pappa tu. Guarda, ce n'è un altro qui, qua. È assurdo. Denver mangia tutto. Tutto, verdura, frutta, latticini, tutto. Che bravo amore mio. Che bravo amore mio. La nostra cenetta è pronta, abbiamo fatto, spero sia pronta, sì, abbiamo fatto il pollo che avevamo a casa, dovevamo farlo, con le patate al forno. E sembra molto molto buono. Nel frattempo un altro spritz. Un altro spritz. Un altro spritz. How is it? Is the chicken done? Yeah, for sure. Ragazzi, è tardissimo, abbiamo guardato Squid Games praticamente fino alle 3 del mattino e in questo momento mi sono ricordata che domani ho una consegna di un pacco prestissimo, tipo alle 8, quindi non so quanto dormiremo, quindi vi do la buonanotte subito e vado subito a nanna, vi mando un bacione, il nostro abbraccio finale come al solito non può mai mancare, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto come al solito al prossimo video.